Benvenuti ad Astrofisica per Tutti. Oggi ci poniamo una domanda relativamente semplice ma molto interessante. Che cos'è l'anno luce? Allora, noi siamo abituati a misurare le distanze qua sulla Terra in metri, al massimo centimetri, più spesso in chilometri. Anche nel Sistema Solare, abbiamo visto anche dalle lezioni precedenti, abbiamo misurato la distanza in chilometri, ad esempio il Sole dalla Terra dista quasi 150 in media milioni di chilometri. Quando però ci spingiamo oltre il Sistema Solare, le cose si complicano un po', perché ad esempio la stella più vicina, che si chiama Proxima Centauri, tra quelli non è visibile né dall'emisfero nostro nord e né a occhio nudo, quindi non c'è pericolo di vederla. La stella più vicina, quindi Proxima Centauri, è distante circa 40.000 miliardi di chilometri. Ed è la stella più vicina. Voi pensate cosa verrebbe fuori esprimendo la distanza in chilometri per la galassia più vicina o per le galassie più lontane che conosciamo. Capiamo subito che esprimere la distanza in chilometri per le grandezze dell'universo non è proprio una cosa semplicissima. E quindi dobbiamo trovare un'altra unità di misura. Lasciando da parte il fatto che abbiamo appena scoperto che la distanza da qui alla stella più vicina è circa 40.000 miliardi di chilometri, che è una cosa inimmaginabile, cerchiamo di capire qual è un'altra unità di misura che ci consente di misurare in modo più facile le distanze dell'universo e ci permette anche di sentire meno il peso della consapevolezza, di essere in uno spazio enorme con le distanze che probabilmente non riusciremo mai a colmare con le nostre tecnologie. Quindi, noi scienziati siamo arrivati a definire un'altra grandezza che è detta anno luce. Attenzione a non fare l'errore più comune di tutti. L'anno luce, anche se la parola comunica un tempo, anno luce uno potrebbe pensare che è una misura di un tempo, in realtà è la misura di una distanza. È la misura di una distanza. Perché? Perché la velocità della luce nel vuoto è una grandezza costante e vale circa 300.000 chilometri al secondo. Questa è la velocità della luce nel vuoto ed è una costante della natura. Uno può fare i salti mortali quanto vuole e non può superare questa velocità, perché questa velocità è detta velocità limite. Le radiazioni elettromagnetiche, quindi anche la luce che noi vediamo, si propaga nel vuoto a questa velocità e non c'è nulla che possa andare più veloce di questa velocità. Detto questo, noi abbiamo la ragione ideale per definire un'unità di misura di distanza basata proprio sulla velocità della luce. Perché se la luce in un secondo percorre 300.000 chilometri, quanta distanza percorre in un anno? Ecco come è definito l'anno luce, la distanza che percorre la luce nel vuoto dello spazio in un anno. E noi la possiamo calcolare. Perché? Basta moltiplicare anno luce uguale a 300.000 km al secondo, che è la velocità della luce, per il numero di secondi che ci sono in un anno, quindi secondi in un anno. La parte complicata di questo calcolo è proprio questa, capire quanti secondi ci sono in un anno. E noi possiamo partire dalle basi. Noi sappiamo che in un minuto ci sono 60 secondi, in un'ora ci sono 60 minuti, quindi ci saranno 60 per 60 secondi, uguale 3600 secondi in un'ora. Ok? In un giorno è 24 ore, quindi 24 per 3600 e sono quindi 86.400 secondi. In un anno avremo 86.400, che sono i secondi in un giorno, per 365. Ok? Quanto fa questo numero?
Se noi prendiamo la calcolatrice o cominciamo a fare qualche calcolo a mano, è un pochino più difficile fare il conto per ordine di grandezza, anche perché poi ci serve per definire l'anno luce, noi scopriamo che è dell'ordine di 3,14 per 10 alla 7. Questi sono i secondi contenuti in un anno, che nell'ambiente fisico, anzi astronomico, si abbrevia con pi greco per 10 alla 7 secondi, che è un numero molto più semplice da ricordare. Quanti secondi ci sono in un anno, più o meno? Pi greco per 10 alla 7. Coincidenza che questo valore, in realtà non è proprio 3,14, non è proprio pi greco, però è una coincidenza che questo valore somiglia a pi greco, quindi per comodità utilizziamo il nostro pi greco. Quindi a questo punto l'anno luce sarà espresso in chilometri, sarà 300.000 chilometri al secondo della velocità della luce per pi greco per 10 alla 7, che sono i secondi in un anno. Il calcolo sembra tornare perché se noi utilizziamo le unità di misura e le utilizziamo come se fossero delle espressioni letterali, questa velocità è scritta così: chilometri diviso secondi, i secondi si semplificano, ciò che resta è chilometri, che è proprio quello che noi vogliamo ottenere, una distanza in chilometri. Questo è circa uguale, 3 per pi greco è circa 9, 3 per 3, 9 direi, per 10 alla, qua abbiamo 10 alla 7, qua sarebbe 3 per 10 alla quinta, 7 più 5, 12, 9 per 10 alla 12 chilometri. Ok? Il nostro calcolo è un po' approssimato, poi se volete potete fare i conti più precisi, soprattutto per quanto riguarda il numero di secondi, ci dice che l'anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno ed è circa pari a 9.000 miliardi di chilometri. Il calcolo preciso ci darà qualcosa come 9,46, se non sbaglio, per 10 alla 12 chilometri. Questo è l'anno luce, un anno luce, la luce è incredibile, un raggio di luce che io sparo nello spazio percorre 300.000 km in un secondo, quindi raggiunge la Luna in poco più di un secondo, e in un anno percorre quasi 10.000 miliardi di chilometri. Eppure la stella più vicina è distante 4,3 anni luce, ovvero se io sparo un raggio di luce adesso, raggiungerà la stella più vicina, Proxima Centauri, in più di 4 anni. E allora vi butto lì la valanga, e vi dico che, ad esempio, un raggio di luce raggiungerà la stella più vicina in 4 anni, ma raggiungerà la galassia più vicina in più di 2 milioni di anni. Incredibile, vero? Io vi lascio non solo con questo sterile calcolo dell'anno luce, ma vi lascio anche con una cosa fondamentale su cui ragionare, che magari approfondiremo nelle prossime lezioni. La luce è ciò che viaggia più veloce nell'universo, non c'è nulla che può andare più veloce della luce, anzi, qualsiasi particella dotata di massa non può neanche raggiungere questo valore è raggiunto solamente da delle particelle, da delle onde, da delle entità, chiamiamole così, non dotate di massa, come possono essere le onde elettromagnetiche e la luce. Noi, nell'universo, vediamo la luce emessa dagli oggetti. Noi l'informazione che abbiamo dagli oggetti dell'universo, ma anche dagli oggetti che sono qua vicino a noi, voi mi vedete perché io rifletto la luce. Quindi qualsiasi informazione che noi abbiamo deriva dall'analisi della luce che ci arriva. Se la luce viaggia a questa velocità, cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, se io osservo una stella distante 4 anni luce, noi stiamo osservando la luce che ha lasciato la superficie di quella stella 4 anni fa. Perché la luce emessa dalla stella ha impiegato 4 anni per arrivare sulla Terra fino ai nostri occhi. E allora ecco che più andiamo lontano nello spazio, decine, centinaia, migliaia, milioni di anni luce, più noi vediamo la luce che è stata emessa tanto tempo prima quanto è la distanza che ha dovuto percorrere. La luce della galassia di Andromeda, che è distante 2 milioni e mezzo di anni luce, è stata emessa 2 milioni e mezzo di anni fa. Incredibile, vero? Più guardiamo lontano nello spazio, più guardiamo lontano nel tempo. E questa è una cosa sconvolgente. L'universo ci permette di fare dei viaggi mentali incredibili, di cercare di capire
cosa succede semplicemente con il fatto che la velocità della luce è finita e che le distanze sono enormi. Possiamo viaggiare con la mente e porci delle domande anche le più incredibili, che lascio naturalmente a voi, magari le tratterò in una delle prossime lezioni, ma intanto partiamo per questo viaggio incredibile solamente conoscendo l'anno luce e le distanze in gioco. Noi ci vediamo la prossima puntata, buon divertimento e buona giornata.